sta arrivando, signore. È al passo nord. Ancora un'ora. 15 anni, sono 15 anni che aspetto questo giorno. Pedro! Chico! Sì, signor! Sì. Quanto diavolo ci vuole per sellare quei cavalli? Tanto tempo! Dovete arrivare in paese prima della diligenza. Voglio che i miei ragazzi trovino i cavalli freschi. Questi non sono cavalli, signor. Sono demoni ed hanno ancora bisogno di sentire il morso. Ci penseranno i miei ragazzi a domarli. Hanno braccia solide e sapranno farglielo sentire loro il morso. Ehi! Ecco, andate! Anda, muchacho! Come li riconosceremo, signor? Vi sarà molto facile, non potete sbagliarvi. Sono due giovanottoni con delle spalle così, occhi azzurri e due braccia capaci di spezzare il collo a quei cavalli. Sono due querce, due solide querce irlandesi. Sai, George, ho scoperto un'altra dote di questo buon tabacco. Mitiga il profumo di questo colorito ambiente. Ne vuoi? No, grazie. Oh, scusate, pastore, avrei dovuto farlo prima. Gradite del tabacco? No, grazie. Posso? Prego, signora. Grazie. Non sono un pastore, anche se lavoriamo nello stesso campo. Loro le anime, io i corpi. Sono un becchino e vado ad Harlingen a rilevare l'azienda del mio amico Samuelson, che vuole ritirarsi a godere i frutti del suo lavoro. In 2 anni si è arricchito. Ah, ad Harlingen, avete detto? C'è stata qualche epidemia? Sì. E c'è ancora, e speriamo che duri. Santo cielo, e di che si tratta? Del morbo di Colt. Non mi piace. Guarda, guarda cosa ti dà mamma. Bravo lui, bravo. Guardate intorno, sono tutti armati fino ai denti. Eppure la guerra è finita da un pezzo. Ma voi, miei cari figlioli, non portate armi? Assolutamente no, signora. Forse siamo gli unici, signora, oltre lei. Oh, sì, ma io non mi fido di queste armi moderne. Questa era di mio marito, buon'anima. Beh... certo, una volta sparavo meglio, ma adesso, sapete, un po' la vista e un po' la mano che mi trema. Ehi, nonna, dacci un taglio. Vuoi far credere quei diavoli di Harlingen che abbiamo cattive intenzioni? Ci siamo, capo? Quasi. 10 minuti per cambiare i cavalli. Tappa breve, Harlingen. È più igienico per tutti. Fortunati che proseguono possono sgranchirsi le gambe. Eccoli, devono essere loro due. Madre dei dioschi e giganti. Presto, presto, andiamo, su. Sì. Benvenido, signores. Io sono Pedro e questo è mio fratello Chico. Siamo i peones del signor McIntyre. E chi se ne frega? Levati di me. Non è esattamente quello che mi aspettavo, ma... se il panorama non ti garba, levati dai piedi. Lasciami. Voglio insegnargli a stare al mondo, a quel bifolco. Ah, ci vorrebbe troppo tempo, George. Me ne occupo io. È un affare. Ne vale il doppio. Ma siete male. È una bella bestia. Ehi, bella voi. Bestia, ma è troppo cara. Beh? L'educazione non è la vostra maggiore virtù, ma siete sempre in tempo per apprenderla. Dici a me? Sì, dico a voi.
Ci sono due sistemi per insegnare le buone maniere, ma credo che voi possiate apprendere solo quello più sbrigativo. Allora? Allora che? Senti, bamboccio, non so come regogliate le cose al tuo paese, ma qui lo facciamo con questa. Ma lasciale andare. Non vedi che sono due pivelli disarmati? Sì, ma hanno la lingua lunga. Dagli la tua pistola. Gli farò solo un graffietto. No, no, un momento. Un gentiluomo non può battersi come un selvaggio. Noi veniamo da Boston. E chi se ne frega? Ehi, rompiscatole, levati di mezzo. Ehi, tu! Ti ho detto di sparire. Ecco un altro campione di belle maniere. Sei sordo? Voltati! Voltati, carogna! No, amico, non crederai di andartene così, vero? So, non farti pregare. Tu non sei un signorino e la pistola ce l'hai. Sei muto? Fatti uscire il fiato finché te lo lascio. Signore, vi prego di ascoltarmi. Io mi chiamo John McIntyre. Pedro, quelle sono le querce. Vi faccio notare che il vostro comportamento non è stato civile. Anzi, devo dire che non lo abbiamo affatto gradito. La vostra intromissione è stata... Ehi, signore! Benvenido, señores. Io sono Pedro e questo è mio fratello Chico. Siamo i peones del vostro signor padre, il signor Red. Siamo venuti per accompagnarvi al ranch. Molto bene. Puoi andare a prendere i bauli e le valigie. Sono sull'imperiale, Pedro. Chico, las maletas. Ah, sì. Un momento, c'è una sorpresa per voi, señores. Ma che razza di posto è questo? Che ve ne pare, señores? Sono meravigliosi, bestie di razza, tutto fuego, mira! Sì, sì, va bene, Chico, ma un'altra volta. Ma solo per voi, ve li manda vostro padre. Ho capito, Chico, grazie. Io sono Pedro. Va bene, Pedro. Arrenditi! Oh! Ehi, vieni, adesso tocca a me! Ma è una fissazione questa. Pare di sì. Giorno. Spero che tu non stia pensando di presentarti a nostro padre in queste condizioni. Beh, sarebbe imperdonabile, Chico. Ah, Pedro! No, io sono Chico, signor. Chico, andiamo allo... All'hotel, signor? Un albergo, lo sai che cos'è un albergo? Ma il vostro signor padre vi sta aspettando. All'hotel, Pedro. Io sono Chico. All'hotel, Chico. Voi due aspettateci. Quelli non sono due querce, Chico, quelli sono due matti. Via, e non rimettete più il vostro sporco muso qui dentro. Tirati su, non fare storia. Un attimo, sono da voi. E non farti più vedere, capito? Ho l'impressione che a questo tavolo ci sia qualcuno che vuol fare il dritto. Io non faccio nomi, ma se me ne accorgo giuro che gli sparo nell'occhio buono. Cosa vuoi dire? Te lo dico se me ne accorgo. Su, su, giochiamo adesso. Dai le carte, perciò. Cosa bevete? Birra, amico mio, birra. Ecco la prima! Ma questa volta non ti è riuscito il giochetto! Hai chiesto l'aiuto di quel bastardo, vero?
Ragazzi, fatela finita, state buoni! Buoni! Calmi ragazzi, state calmi! Ehi, ma che accidenti vi prende? Volete spacciare tutto! Fermi! Però finisce che vi fate male! Basta un testo! Fermi, oh. Non osservano rigidamente le regole del Galateo, ma non mancano certo di temperamento questi simpatici bifolchi. No, davvero. Guarda, guarda qui due. Levati di mezzo. Ecco, vieni. Un momento. Aiuto. Signore, credo sia meglio andare. Vostro padre vi aspetta in regge lontano. Hai ragione, Pedro. Poi credo che il padrone non possa servirci in questo momento. Giovanotti, niente malinconia, vero? Ragazzi miei, che gioia, finalmente siete a casa. Ehi, niente malinconie, papà. L'hai detto tu, ricordi? È vero. Come sarebbe stata felice adesso. Te la ricordi, John? Vagamente, papà. Tu non puoi ricordartela, George. Ci lasciò che non avevi ancora imparato a camminare. Il suo unico desiderio fu quello di farvi crescere in un altro ambiente e io l'accontentai. È stato duro, mi siete mancati molto. Ma aveva ragione lei, è stato meglio così. Chico, i fiori, prego. Bravo, Chico. Mettine un po' anche su quella tomba, John. Chi sono, papà? Una famiglia di pionieri che passò di qui molti anni fa. Furono assaliti dai banditi, la donna e due bambini vennero massacrati, l'uomo ferito. Tua madre veniva ogni tanto a portare un fiore su questa tomba. E dell'uomo che accadde? Non lo so. Lo curammo e poco dopo se ne andò. Quell'uomo aveva perduto ogni fede. E mi hanno detto che da allora la sua pistola ha fatto sentire la sua voce sempre più spesso. Ma andiamo ragazzi, ormai è tardi. Stasera vi presenterò i De Mola, i nostri vicini. Sono brava gente. Fucili e pistole dappertutto, neonati che succhiano pallottole, duelli. Decisamente è stato un arrivo movimentato il nostro. Bene, qui non è Boston, ma c'è anche tanta brava gente. Signor, è arrivato il... È arrivato il gringo del dinero. Che c'è di tanto misterioso? Dopo vi spiegherò. Donna Carmen, vi prego, salite di sopra. E anche voi. Sì, signor. E ora, qualunque cosa succeda, restate calmi, ragazzi. Mi raccomando, calmi. Salve.
Seguitemi. Vengo anch'io. Eviterò di rivederlo. Andiamo. Senti, Pedro. Vi spiegherà vostro padre. Che storia è questa? Chi è quell'uomo? Ecco, signor John. Vostro padre non voleva dirvelo. Sono stati loro a ridurlo così, con una fucilata. Santo cielo, Pedro. Perché lo hanno fatto? Perché? Io sono Chico, signore. Ehi, tu, Gaglioffo, aspetta. Dici a me, ragazzo? Non chiamarmi ragazzo. Come vuoi, ometto. E allora dimmi quello che hai in testa. Alla svelta. Sono i miei ragazzi, sono tornati oggi dall'est. Non sanno niente di questa faccenda. Ora va meglio. Non direi. Ci dovete delle spiegazioni. Avete sentito? Calma. Calma. Dovete sapere che qui non è come nell'est. Questo è un paese selvaggio, dove solo la gente in gamba riesce a salvare le penne. Anche gli allevatori, sapete? C'è un mucchio di canaglie in giro. Gente che sgarretta le bestie, avvelena i pozzi, incendia le case. Gente che ammazza. Ma per fortuna di vostro padre e dei suoi amici, ci siamo noi. E noi, per un pugno di soldi, facciamo in modo che queste cose non succedano. Puoi dire al tuo padrone che la festa è finita. Perdona, signor, non l'ho fatto apposta. Hai fatto uno sbaglio, tu. Me la pagherai cara. Buttatela fuori! Subito! Prego, signor. No, non l'ho fatto apposta. Fuori! Signor. Bravi, ragazzi. Avete fatto un bel lavoro. Perdonami, papà, ma non posso accettare queste umiliazioni. Tu non puoi più lottare, ma io e George sì. Va bene, ragazzo. I McIntyre torneranno a battersi. Speriamo che almeno Toland non si tiri indietro. Se è come ce l'ha descritto Pedro, non dovrebbe. Andiamo. Ah, hey! Sono i taglieggiatori. Presto, George, tentiamo di raggiungere la casa di Toland. Così giovani e così idioti da pensare che venire disarmati vi salverà la vita. Ha sbagliato i calcoli il vostro padrone. Ma, signor Toland, noi non siamo... Siamo i figli di Red McIntyre. I figli di McIntyre? Ah, ma allora siete voi quelli che hanno pestato l'esattore. Ma veramente sono stato io. Hai fatto male. Dovevi ammazzarlo come uno sciacallo. Andate, ragazzi. Vogliamo riportare la tranquillità nella contea e convincere la gente ad aiutare la legge senza uccidere. Non si può continuare. Se siete venuti fin qui per chiedere il mio aiuto, avete fatto un viaggio a vuoto. Io conosco un solo mezzo per vivere tranquilli da queste parti. Ma, signor Toland, non potete stare tutta la vita con la pistola in mano. Unitevi a noi. E a cosa servirebbe? Dopo il primo sparo, ricomincereste a pagare come prima. Ragazzo, mandarono anche a me un esattore. Ed eccolo laggiù, sotto quella croce. Da allora vivo tranquillo. Svegliatevi, non c'è che questa di legge. Beh, io faccio quello che posso, giudice. Certo che le cose non vanno bene, i ragazzi hanno ragione. Ma sono troppo solo contro quelle maledette canaglie. Adesso ci siamo noi, sceriffo. Ben detto, George. Figlioli, non basta avere fegato ed entusiasmo. Purtroppo è così.
Qui la gente ha paura e l'omertà protegge quegli sciacalli. È questo il punto. Dobbiamo convincere la gente a resistere unita, compatta. Se siamo uniti saranno quelle canaglie ad avere paura, senza bisogno di uccidere. Non è che ci creda molto, ma si può tentare. Dobbiamo, signore, dobbiamo costringere quegli assassini a scoprirsi. Bene. Portatemi dei colpevoli e io sarò implacabile. Ve li porteremo. Dovessimo mettere sotto sopra tutto il paese. È inutile, signor. Abbiamo parlato. Abbiamo parlato a tutti quelli della nostra gente, ma ci sbattono la porta in faccia e ci fanno degli strani segni. Quali segni? Così. Non parlano perché hanno paura dei banditi. Già, me lo tolano, ma è un violento. Dobbiamo fare da soli. Signor, ho avuto un'idea. Ha avuto un'idea, lui. Invece di andare in giro a far domande come comari pettegole, perché non cerchiamo l'esattore? Ha ragione, se riuscissimo a guantarlo potremmo farlo parlare. Ah, non vi illudete, non saranno tanto idioti da mandarlo a riscuotere come faceva prima, no? Cercavate me? Le ho risparmiato la fatica e poi era rimasto un conticino in sospeso fra noi, no? Te l'avevo detto, irlandese, che me l'avresti pagata. Ci penserà il fiume a farvi sparire. Mi sono sempre piaciuti i lavoretti puliti e senza testimoni. Venite fuori o preferite andare a fondo pieni di piombo? Un momento. Ehi tu, fermati! Dici a me? Sì, dico a te. Scendi. Butta il cinturone e vieni qua. E perché? E buttalo. Vieni qua e mettiti con loro. Voi venite fuori. A te non dispiace partecipare alla festa, vero? No. Ma chi mi ha invitato? Come sarebbe a dire? Che mi fa piacere conoscere i miei ospiti. E perché vorresti sapere i nostri nomi? Dovrò pure scriverci qualcosa sulle vostre tombe, no? Giornataccia, eh? Signore, mi sento in dovere, cioè noi vorremmo, sì. Se proprio ti fa tanta fatica, non scomodarti a ringraziare. Posso farlo io, signore, e molto volentieri. George. Signore, è mio dovere ringraziarvi, ma sappiate che non approvo i vostri motivi. Ognuno è padrone di pensarla come vuole, certo. Ma se posso darvi un consiglio? Con molto piacere, signore. Fossi in voi non andrei in giro nudo. Potreste raffreddarvi, e per sempre. Per me quell'uomo ha ragione. Dobbiamo armarci anche noi, se questa è la regola del posto. Non siamo degli assassini. Perché? Forse uno che si difende è un assassino. Era una folgore, svelto come una vipera. Ci avevano sbattuto il grugno tutti, ma io lo andai a sfidare nella sua tana. Jess, gli dico. Esci da quella porta se hai fegato. Voi, non ho finito. E allora quello mi fa.
Prendi quella valigia. Dici a me? E portala al... Io. Io. Prego. Io. Tu che? Io prendo la valigia. Bene, mi piace la gente ospitale. La mia stanza è pronta? Sì, 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 è pronta, sì. Da bere per il mio amico. Da bere per me. E portami una bottiglia a quel tavolo. Ecco qua. Solo la bottiglia. Un bell'oggetto, se posso. Puoi. È l'unico ricordo di mio padre. Era un nobile o qualcosa del genere, mai conosciuto. Mia madre invece faceva la sgualdrina. Ho preso tutto da lei. Dacci del buon whisky. Subito. Un mazzo di carte. Ok. Oh, vediamo se c'è un tavolo libero. Ah, eccolo. Va bene. Ti dispiace se levo qualche dollaro ai miei polli a questo tavolo qui? Se vuoi, ne levo qualcuno anche a te. Portami da bere. Vedete, ragazzi, che effetto può fare un bicchiere di whisky in più? Sediamoci, tanto non se ne accorgerà nemmeno. No, amico, questa non mi è piaciuta. E io ho una gran voglia di giocare. Allora vediamo se ti piace questo di gioco. Sei fortunato, uomo. Non ammazzo quando non mi rende niente. Vale anche per voi. Aria, la festa è finita. Un lavoretto di fino, Duca. Robetta, un bovaro senza stile. Il mondo è piccolo, non è vero? Sì, troppo piccolo. Beh, allora cambia aria. La regola la conosci. Mai in due alla stessa greppia. Sì, conosco la regola, ma ho un lavoretto da fare qui. E sai com'è la professione. Il cliente innanzitutto. Perché non cambi aria tu? Ecco, vedi, anch'io ho un lavoretto da fare qui. Sai com'è. Posso? Sì, hai proprio ragione. Il cliente innanzitutto. Quando è così... Non c'è altra scelta. Sono d'accordo. Metti giù le mani. Anche tu. Se permetti, faccio io. Non permetto. No, 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 signori, non permetto io. Se non vi offende, offre la casa. Poi mi farete sapere delle munizioni, eh? E mi ringrazierete, ne sono certo. Arrivederci, a presto! Arrivederci! A presto! Dove diavolo si attacca questo?
Due birre, per favore. Ok. Ma bevetela in fretta e ascoltatemi bene. Se non ci mettete più piede qua dentro, mi fate un piacere. State tranquillo, non abbiamo cattive intenzioni. Si direbbe che avete paura di noi. O sbaglio? Non sarete per caso amico dei taglieggiatori? Io? Io sono amico di tutti. Voglio dire, sono amico di tutti, ma non dei ricattatori. No, che ho detto? Insomma, io mi faccio gli affari miei e basta. Ehi, ragazzi. Sì? Il cartellino del prezzo. Eh? Ah. La balia. Questa è davvero grossa. Tu straniero che fai la balia a due bambocci. Duca... Ma hai pensato alla tua reputazione? Mm. Non puoi mica sparare a due bambocci, come li chiami tu. Due bambocci che hanno ancora il cartellino del prezzo attaccato alle pistole. Hai ragione. Chi mi paga avrebbe dovuto dirmelo. Ma ora come faccio? Ho preso un impegno. Non posso certo aspettare che i due bambocci crescano. A me invece piace. Mi piace vederli crescere. Subito, gente inutile. Oh, no, signor. Manuel conosceva l'esattore. È uno del nostro paese. È il fratello di una cugina della moglie del padrino di Pedro. No, è il cugino della sorella. Basta. Ormai ti hanno visto, straccione. Vieni giù. Sì, signor. Ma, signor, io non ho fatto niente, signor. Per favore, signor. Ma... A lui pensiamo dopo. Svelti. Appena arrivano a quell'albero, sparate. Ammazzateli! Signore, vorrei... Ecco, noi vorremmo... Vorremmo dirvi che... Ecco... Allora? Vi siamo tutti grati per quanto avete fatto per noi. Per averci salvato la vita e soprattutto per averci fatto capire che qui, anche chi vuol far rispettare la legge, deve usare le armi. Vedete, noi... Siete nei guai fino al collo, ragazzi. Non è così? Sì, sì, è così, signor. Sì, è vero, ma... Non volete arrendervi, vero? Mai, a costo di farci fare a pezzi. E per poco non ci riuscivate.
È tutto? Beh, no, veramente, volevamo chiedervi di darci una mano. Dobbiamo imparare a difenderci, se vogliamo uscire da questo pasticcio. Ci rendiamo conto che non avete motivo per farlo. A voi banditi non hanno fatto niente. Morditi la lingua 7 volte prima di parlare. Volevo solo dire che... So quello che volevi dire. Vi aiuterò, ma a una condizione. Nessuno dovrà saperlo. Velocità quando estrai e precisione quando spari. Questo cinturone poi va più basso. Deve stare all'altezza della mano, guarda, così. Va bene, signore. Mi ci vorrebbe proprio un sorso di caffè. Non in allevamento. Rende nervosi. E mai controsole. Quante volte ve lo devo dire? Dovete cercare sempre di avere il sole alle spalle. Così. Via. Adesso voi. Se continuate così, ragazzi, potete solo sperare che l'avversario muoia di paura. Dammi quella pistola. Questa qui è come una farfalla. Se la stringi troppo, soffoca. Se la stringi troppo poco, vola via. Chiaro? Guardate un'altra volta come si estrae e come si punta. Il trucco è semplice. Si carica mentre si estrae e si spara mentre si punta. Così. Bene, e adesso provate pure. Va bene? Ci metti troppo tempo, Rosso. Quello che hai davanti non aspetta, ti spara. E tu, Irlanda, non stai facendo l'occhiolino a una bella ragazza. Adesso state bene attenti. Lo vedete quel barattolo lì in mezzo? Sì. Bene, immaginate che sia un uomo. E se non volete che sia lui ad uccidervi, ricordate 3 cose. Anzitutto non dovete odiarlo, quell'uomo. Dovete soltanto cercare di colpirlo un attimo prima che lui colpisca voi. Questo è molto nobile, signore. No, non è affatto nobile. È soltanto molto pratico. L'odio appanna i riflessi. È un vantaggio per l'avversario. Si spara con il cervello prima che con la pistola. Se il cervello è lucido, la mano sarà più rapida. Più rapida della sua, così. Visto? È facile. È facile, ha detto. E adesso allenatevi. Allenatevi e allenatevi. Bene, hombres, adesso tocca a voi. Sì, signore. Tu, Pedro, lo vedi quel barattolo? Lo vedo io, lo vedo benissimo. Bene, datti da fare. Sparo? Ora. No, non così. Riprovate. Ancora. Scusa, signora, ma questa non è roba per noi. È vero, noi ce la caviamo meglio con questi. Vai. Mira. Pedro è molto più bravo di me, signor. Vuoi vedere? No, basta così. Ma dovete sparare anche voi con le pistole come gli altri. No, signor, con le pistole no. Semmai con queste. Fanno tanti buchi con un colpo solo. E sapete come usarlo? Certo, signor. Si fa così. Guardate come si carica. Lo faccio lentamente per farvi capire. Claro? Claro, dice lui. Con una polvere speciale.
L'ho sentito dire e spero che sia vero. Per te. Ci sono venuto apposta in questo dannato paese. Ehi, ti consiglio di servirlo bene. È uno che se ne intende. Salve, Cobra Ramirez. Salve, straniero. Qui per lavoro? Acquisti. Che ne dici? Ah. Delle vere sberle. Vorrei provarle. Non con me, spero. Non hai la fortuna di essere mio amico e nemmeno la disgrazia di non esserlo. Sei un tipo in gamba tu, Cobra. Uno dei meglio. Lo dicevo proprio l'altra sera al saloon. E raccontavo di questi. Cosa sono? Scalpi? Una specie. Cobra Ramirez, quando fa fuori uno, gli taglia una ciocca di capelli. Per tenere il conto, non è vero? Beh, salta su un tipo e dice... Ma perché non fai il barbiere invece del pistoletto? Chi? Ah, non te la prendere, Cobra. La gente è piena di invidie. Sputa, dimmi chi è. Allora. Sei stato tu. Rispondi. Sei stato tu. Per l'ultima volta, l'hai detto o no? Senti, non l'ho detto. Non mi frega niente di quello che fanno i colleghi. E adesso voglio finire in pace il mio whisky. Ci vediamo. Eh? Sei un porco, un vigliacco, una carogna. È possibile. Ti dispiace scansarti? Voglio vedere se là in fondo c'è ancora un tale. Difenditi! Difenditi, figlio di puttana! Ah. La conoscevi? Prossimo andrà più vicino se non ti alzi. Complimenti. È stata la mossa giusta. Tu non sai quanto ci tengo a questo bicchiere. Ce l'hai messo di tempo. Vuoi farti l'ultimo whisky? No. Sbrighiamoci. Dove preferisci? Non ho problemi. Allora laggiù. Al tre si spara, ok? Ancora più indietro. Lì va bene. Quando vuoi. Ok. Uno. Due. Tre. Ehi, dov'è lo straniero? Se n'è andato all'improvviso, proprio nel momento che voi... Sì, insomma... Che figlio di... Un vero fratello. Signor, un'altra volta ancora, eh? Por favor. Eh?
Che ne diresti di fare due passi con noi? Non vuoi sapere dove andiamo, pistolero? Arrivati su quelle colline, ti faremo fuori. Su quelle colline non farai fuori nessuno. Ci avresti già provato, se no. Eccolo là che aspetta, il tuo capo. È chiaro che vuole vedermi. Sarebbe questa la grande sorpresa? Prendere lo straniero non è stato poi così difficile. Come vedi, tu non sei indispensabile. Salve! Salve! Vi faccio una proposta, una buona proposta. Ho pensato che è inutile mettere l'uno contro l'altro i due migliori pistoleri dello Stato. Dell'Unione, signore. Dell'Unione, vero straniero? Bene, mi servite tutti e due per mettere giudizio agli allevatori. So qual è il vostro prezzo, straniero. Vi darò il doppio, il triplo. È una proposta interessante, ma il fatto è che io ce l'ho già un cliente. E tu sai com'è nella nostra professione, Duca. Il cliente innanzitutto. Lo sapevo. Che vuoi dire? Se è venuto è perché voleva venire. Straniero, fa vedere a quei rubagalline dove tieni l'artiglieria. Fermo! che vi dicevo? Conosce il mestiere e non tradisce mai un cliente. Che significa? Non capisci che hai in mente qualcosa? Ah, chiacchieri troppo, Duca. Ti sta prendendo per i fondelli. Beh, io vado, tanto verrai a cercarmi. E ti costerò salato. Non sono un rubagalline io. Che cosa vuoi? Il contropelo? Tirapiedi? Ok, puoi andare, Duca. Tu resti, vero? Certo, la proposta mi tenta. Credi che si sia offeso? Che vada al diavolo! È con te che voglio trattare. Bene. Però vorrei vedere in faccia per chi lavoro. Sapete, è una garanzia per il pagamento. Mi sembra la cosa giusta. È stata la farò pagare! Fortuna che Cico ha visto quando vi hanno preso sì, in paese. Sì, una vera fortuna. Siamo arrivati al momento giusto, eh? Sì, proprio al momento giusto. Un altro secondo e vi sarei... avrebbero fatto fuori così, come certo, un ovellino. Certo, un altro secondo e sarei riuscito a sapere chi era il capo dei taglieggiatori. Maledetti pasticcioni. Ma noi volevamo aiutarvi. Fatela finita. Ne ho abbastanza di farvi da balia. Il mondo lo avevano già inventato prima che arrivaste voi. E se è uno schifo, non sarete certo voi a rimettere le cose a posto. Grazie per quello che avete fatto. Ma dopo possiamo fare a meno di voi. Siamo pari, pistolero. Attenti, eccolo. Thank you.
Andiamo. Niente bare su misura. Il più alto dei tre ci sta benissimo qua dentro. Volevo che facessero bella figura, capite? Non credo che ci tengano ormai. Salve, Camposanto. Lo sai che ti chiamano così ora in paese? Complimenti. Falli a te stesso. Adesso il tuo capo non potrà fare a meno di te. A proposito, grazie per la collaborazione di ieri sera. Ah, il favore l'hai fatto tu a me. Sono rimasto l'unico sulla piazza. Già, così adesso potrai fare tu il prezzo. Guarda, c'è qualcosa di grosso in giro. Gli allevatori si sono riuniti. Ah. Stranito, posso chiederti un favore? Un cosa? Favore. Ti sei divertito abbastanza, vattene adesso. Lascia a me il finale. Sai quello che voglio dire, no? Che ti pagheranno tanto che dovrai andare fino in fondo, non è così? Quando è il momento, gli altri non contano più. Devo fare il mio lavoro, straniero. Succeda quel che succeda. Lo so, Duca. Ma qualsiasi cosa succeda, te la farò sudare. Silenzio, silenzio, signori! Lasciate parlare anche John McIntyre! E perché? Non ha combinato abbastanza guai? Certo! Da quando si sono ribellati ai taglieggiatori, ci stanno rovinando! A me addirittura hanno avvelenato i pozzi! A me ieri hanno ucciso 10 capi e oggi 20! E continuano! E tutto per colpa loro! Ma piantatela, ci siamo fatti mungere come tante vacche! Un po' alla volta ci hanno levato più di $100,000! E qual è la colpa dei McIntyre? Quella d'aver detto basta? Sta zitto, testone, non hai mai capito niente! Esther ha ragione! Volete che ci ammazzino tutti? Sì, ha ragione! Basta! Basta! Sì, finiamola! Insomma, così non combiniamo niente. Siamo qui per prendere una decisione, non per combatterci fra di noi. Lasciate parlare Tolan. Tolan, l'hai voluta tu questa riunione, e allora? Ma parla bene. Amici, sono io il primo a riconoscere che questi ragazzi hanno del fegato. Anch'io l'ho avuto. E sapete quello che mi... Avanti, Tolan! Avanti, Tolan! Bene, e sapete anche perché mi è capitato. Perché quelle carogne pensano che io sia dalla parte dei McIntyre. Sentite, ragazzi, e anche tu, Red. Sono sempre stato per le maniere forti. Questo è vero, ma non ho mai tirato in mezzo agli altri. Ma come si può... Sai benissimo che i miei ragazzi hanno agito sempre nell'interesse di tutti. Può darsi, ma ora la stiamo pagando cara. Ehi, Tolan! Tolan! Quei maledetti hanno bruciato i depositi di foraggio al tuo ranch. Ho cercato di inseguirli. Ma si capisce, sceriffo, tu hai cercato di inseguirli. Tu cerchi sempre di fare qualcosa, vero? Ah, sì. E io dovrei farmi imbottire di piombo per gente come voi. Pesa troppo per i $2 al giorno che mi date. Riprendetela. Su, andiamo, sceriffo. Nessuno dubita di voi. Piuttosto, cosa è successo? Ho visto il fumo e sono accorso. Erano in molti. Ho provato a tagliare loro la strada, ma mi hanno sparato. E poi al ranch dei McIntyre sono svaniti. Cosa state insinuando, sceriffo? Calma, figliolo. John, io dico quello che ho visto. Li ho persi dalle parti del vostro ranch. Oh, ma laggiù non è successo niente, eh? Già, è l'unico che non hanno mai toccato. Non vi sembra strano? Calma! Dovete ritirare subito quello che avete detto. Credi che abbia paura di te, Pivello? Perché il coraggio non lo dimostrate contro i taglieggiatori? Avete sentito, gente? Ci trattano da vigliarmi, ragazzi! Metti giù le mani! Oh,
No, per calma. Fermi, fermi! Basta! Mi volete fermare? Eccetera! Volete spacciarmi tutto? Ah, no, fermi! Mi volete star fermi? Ma che passa? Si picchiano! Andiamo! È meglio! Ma no! Dentro, ombre! Puoi lasciar soli i nostri padroni? No! Oh, ehi, ma dove vai? Da questa parte, figone! Chi me li ripaga a me i danni? Smettetela! Fatemi scegliere! No, no, per favore, le sedie, no! No! Tiralo via, non è mio, e non lo voglio. In nome della legge smettetela. Scusa, caro. Ancora no. L'ho fulminato. Ah. Oh, oh, fa male. Passato. Sì, John, è la sella dello sceriffo. Ma sei sicuro di sentirti bene? Oh, signor. Ah. Chico, sono Pedro. Bene, Pedro. Quanto credi che costi una sella così? Su, John, andiamo a prendere papà e torniamocene a casa. Un bel bagno ti rimetterà in sesto. Ma non capisci a cosa sto pensando, testone. Quanto, Chico? Pedro... Una sella così, anche $400. $400? Senti, George, tu che sei forte in matematica, se uno guadagna $2 al giorno, quanto tempo gli ci vuole per comprarsi una sella così? Ma chi è che guadagna $2 al giorno? Salve, sceriffo. Buonanotte. Cosa vuoi? Non sarei mica venuto a svegliarmi per dirmi buonanotte. Lo sai che ore sono? Sì, sceriffo, ma... E allora fila a dormire. Sì, lo so, ma è che io e... Tu e chi? Avanti, parla, che diavolo vuoi? Ecco, ci domandavamo come... Insomma, come fate a... A fare cosa? Beh, insomma, $2 non sono molti, mi pare, no? Che cosa vuoi dire? Che vuol dire che $2 non sono molti? Appunto, sono pochi. È per questo che i conti non tornano.
Ok, Pedro, va a letto e torna domani quando ti sarà passata la sbornia. C'era venuto in mente che voi, signor, eravate d'accordo con i banditi. Sì, insomma, che facevate parte della banda. Ma che idea, Pedro? È tutta tua o... Oh, sì, 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 signor, tutta mia. E tu sei venuto a quest'ora di notte, tutto solo, per dirmi questo. Non è così? Certo, sceriffo, da solo e a quest'ora di notte. Ma perché non entri? Ci beviamo un bicchiere, mi spieghi meglio la tua buffa idea. Ah, muchas gracias, sceriffo. Oh, prego, dopo di voi. Avanti, entra, non fare complimenti. Io credo che tu sia un poco idiota, amico. Ma è un'altra botta così e lo divento davvero. E come posso sapere che tu ti dimentichi l'educazione così all'improvviso? Sei passato prima di un gringo? Chico, che gli hai fatto? Solo qualche carezza. Scioglietemi, ragazzi. Fermate questo pazzo ubriaco. Non dovevate far questo. Senti, signor, io sono un povero peone. Non so né leggere né scrivere. Ami la gente, basta guardarla negli occhi per capire cosa ha nel cuore. E ti dico che quel gringo mi avrebbe ucciso appena gli ho detto quello che pensavo di lui. Non dargli retta, è un bugiardo. Non poteva spararmi in strada. Mi ha invitato a bere in casa sua. Te lo immagini, un gringo che invita un peone. No, a gente come lui i peones servono solo a votare i porcili. Non crederai alle chiacchiere di quel disgraziato. Guardalo, John, sta crollando. Lasciamoli fare a modo loro. Non ha scelta, signor. Se non parla, lo mato. Tu sei americano come me, figliolo. Non permetterai che questi luridi selvaggi mi mettano le mani addosso, vero? È vostro. Carogne, vi voglio vedere con le mani incrociate sulla pancia. Ascolta bene, sceriffo. Vedi questi coltelli? Ne prenderò uno alla volta, a caso, e te ne lancerò uno ogni conto di cinque. Uno di questi è segnato e sarà quello che ti manderà a raggiungere il tuo esattore. Quindi, se hai suerte, vivrai ancora quattro volte un conto di cinque. Se non l'hai, ti resta un solo conto di cinque. Siete tutti segnati, vi ammazzerò! Certo, lo faresti. Lo stavi per fare anche con lui. Faresti tutto per quei soldi. Ma quali soldi? Lo sai benissimo. I soldi che hai rubato a mio padre e agli altri allevatori. Vogliamo sapere dove li hai nascosti. Io non so niente. Come vuoi. Chico. Uno. Due. Tre. Fermatelo! Quattro. 5. Però, ombre, che suerte tienes. Uno, due, tre, quattro, cinque. Allora, ti decidi? Non so niente, non so niente, te lo giuro. Sei veramente fortunato. Forse hai ancora un conto di cinque da vivere. Uno. Sì, è vero. Due. Ci sono di mezzo anch'io. Tre. Mi ci hanno costretto. Quattro. Cinque. Mi avrebbero ucciso. Non sono un eroe. Non volevo crepare per $2 al giorno. Così va meglio, sceriffo. Ma deve pure esserci un capo. Se non sei tu, chi è? Se parlassi, mi ucciderebbero. E che differenza fa, signor? Se non parli, ti ucciderà Chico. Chico. Prega, ombre. È arrivata la tua ora. No, non voglio morire. Non so dove sono quei soldi. Uno, due. Fermatelo. Tre. No. Quattro. Fermo, parlerò. Dirò dove sono quei soldi. Allora il capo sei tu. Solo lui può saperlo. Dove li hai nascosti, bandito? Statemi a sentire voi. A quest'ora i miei uomini mi stanno già cercando. Avanti, cammina. Non avrete scampo. Vi ammazzeranno come cani. Sbrigati, signor, o il primo a morire sarà un cane con la stella.
cercate di ragionare, ragazzi. Ora avete quello che volevate. Prendete i soldi e lasciatemi andare. Sceriffo, non hai ancora capito che tu non sei in condizione di fare proposte. Ben detto, John. Dov'è il denaro? È lassù. Aiutatemi. Su. Chico, attenta allo sceriffo. Stai tranquillo, signor, ci penso io. Forza, signor. Vieni. Dai, su. Grazie, signor. Gliel'abbiamo fatta! Chico! Sono quassù! I soldi, Chico! Li abbiamo trovati! Ah, buona suerte! Accidenti, ci ha giocati! Che fai qui? Ti ho detto di non farti vedere a casa mia. È successo un guaio. Quei maledetti ficcanaso dei McIntyre hanno scoperto tutto. Credevano che fossi il capo della banda, mi hanno torturato. Sta calmo adesso. Prendi da bere. Dove si trovano i ragazzi? Li ho dovuti portare alla missione. Alla missione? Ma sei matto? Che altro potevo fare? Ma sono stato furbo, li ho intrappolati lì dentro. Proprio vicino ai soldi. Sì, ma non possono muoversi ancora. E noi andremo a chiudere loro la bocca prima che avvertano gli altri. Dì al duca di fermare lo straniero, il gioco è fatto. Ancora, prego. A proposito, socio, il tuo killer non c'era mica riuscito a mettere in trappola i ragazzi McIntyre. Non credi che io meriti un premio? Certo, socio. Non mi piace. Non mi piacciono gli sceriffi morti. È roba da banditi. Cosa? E sei proprio tu a dirmelo. Un assassino, un bastardo assassino. Sì, ma dalla nascita. Uno come voi ci diventa a forza di porcate. Va bene, Duca. Non litighiamo. Ho bisogno di te. Così va meglio. Ma questa volta la tariffa la faccio io. Ti do altri $5,000. Ma devi bloccare lo straniero. A che vi serve se lo fermo per un'ora? Un'ora? Ma che cosa vuol dire? Sapete, lo straniero è un tipo difficile da tenere. Sei un ladro, Duca. Vabbè, naturale. Come ogni serio professionista. 10,000, ma devi fermarlo fino all'alba. L'alba? Ah, l'alba fa 20,000. 10, è la mia ultima offerta. I soldi non credo che vi serviranno a niente quando sarete morto, non vi pare? 20,000. D'accordo, andiamo. Anticipati, prego. Qualcosa mi dice che appena sbrigato il lavoretto voi ve ne andrete al Messico. E io non ho intenzione di corrervi dietro fino laggiù. Credi che i banditi verranno qui? Sì. Stai sicuro che lo sceriffo si è precipitato a chiamarli? Stai calmo, ci difenderemo. Vorrei che ci fosse lo straniero con noi. Dovevamo tentare di andarcene a piedi. Ma no, George, ci avrebbero raggiunti allo scoperto e sarebbe stato peggio. Qui almeno siamo al riparo. E poi come avremmo fatto a portare via Chico? Non potevamo lasciarlo qui, lo avrebbero ucciso. Così ci ammazzeranno tutti, però. Chico, smetti di battere i denti, mi fai diventare nervoso. Oh, sete, hai mica visto dell'acqua da qualche parte? Ma tu non hai paura? Oh, no, lo straniero non può tardare. Ne sei sicuro? Non è arrivato sempre? Nessuno lo ha avvertito, Pedro. Nemmeno le altre volte, è un ombre che non ha bisogno che qualcuno lo avverta. Nessuno lo può fermare.
Duca! Sì, straniero! Ho fretta, Duca! Non posso trattenermi! Spiacente, straniero, ma tu non ti muovi! Spiacente, Duca! Ma devo passare! Non ti sento! Senti questo, allora! Niente da fare, amico! Non ti sento! Nonno, muoviti! Dentro! Sparate! Sparate! È inutile, lì dentro sono al riparo! E noi li staneremo! Vieni con me! Non posso, George. Ho solo 3 colpi. Ah! Chico! Munizioni! Mi sono rimaste solo queste.
straniero? Sì? Bravo! Ti sei deciso a fare il buono? Come un angelo! Un angelo custode, duca! Adesso, duca, me ne posso andare. Accomodati pure, straniero. Il mio contratto scadeva all'alba. Il sole sta nascendo. È il momento, Fred. Devono avere finito le munizioni. Spariamo tutti insieme e poi addosso. Passa parola. Va bene. Fanno quei maledetti bastardi. Perché non sparano? Sparate! Sparate! Passami le cartucce. Oh! Oh! Sta pronto, eccoli. Irlanda, Rossi, prendete. E Dolan! Non deve sfuggirci! Salve, hombres. Lo straniero, finalmente! Ah, grazie, cielo! Non c'è di che. Ehi, Chico. Ho bisogno di te. Di me? Oh, signore. Bel colpo, fratello. Dov'è lo straniero? Signor! Chico! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Lo straniero! Di là! Su! Andiamo! Bene, ben lavoro, ragazzi. Merito vostro, perché anche questa volta siete arrivati al momento giusto, signore. Camposanto, no? È così che vi chiamano i banditi. Camposanto per loro! Proprio così! Adesso basta con i complimenti, ragazzi. Mi avete rotto le scatole. Eh? Andatevene via. Ma, signore, là dentro c'è... Lo so, il denaro degli allevatori. Lo terrò io per il disturbo. Abbiamo rischiato la vita per riprenderlo. Non ce lo faremo portar via così facilmente. Invece sì, però resta a me.
Avanti, raccoglila. Vi do un minuto di tempo per togliervi dai piedi. Signor. Sì, sì, è meglio. E non fermatevi fino alla casa di vostro padre. Sei gentile, Duca. Ma non sono troppo pesanti. Lo sono, invece. Sono pesanti il doppio di quello che ti spetta. Toland è morto, Duca. Sei senza padrone. Non hai più interessi da curare. Ai suoi, forse. Adesso penso ai miei. Questo denaro è mio, Duca. L'altra la puoi tenere, amico. A me ne basta la mia. No, io non faccio parte. Capisci, questa roba mi è costata fatica. E poi sono troppo stanco per litigare. Ma se proprio mi ci costringi... Sono un tipo testardo, straniero. Sei troppo avido. Non ti bastano i soldi che hai levato a Toland? I soldi non mi bastano mai, ho troppi vizi io. Ti insegnerò a essere più onesto. Fatica sprecata. Ci hanno provato in molti e sono morti. Beh, hai un ultimo desiderio? Sì. Ho finito i sigari. La vuoi con le maniglie dorate? Che cosa, la bara? Certo, voglio che fai una bella figura. Sei un professionista di grido. Va bene quando si ferma? D'accordo. Quando si ferma, spariamo. Addio. Dei lati divertenti il nostro mestiere. Avrei giurato che tu non l'avessi visto. E io pensavo che non l'avevi visto tu. Beh, sarà per la prossima volta. Un giorno o l'altro dovremo pur saperlo chi è più svelto fra noi due, no? Ah, certo. E magari ci batteremo per qualcosa di meglio che delle pietre. Delle pietre? Ma dove diavolo è finita la grana? Qua dentro. Mi ha detto di nasconderlo qua dentro. Eccolo. Mira, sbrighiamoci. Potrebbe arrivare il Duca. E noi lo avevamo creduto un bandito. Che uomo. Dovrebbe farlo sceriffo federale, anzi di più, sindaco o governatore. Oh no, signor George, è impossibile. I governatori sono tutti ladri.
derubare un collega per uno stupido sentimentalismo. Sei la vergogna della categoria. Te l'ho detto, una volta il vecchio McIntyre mi ha salvato la vita. E hai rischiato di farti ammazzare per questa fesseria. Così pare. Dove te ne vai adesso? Ma dove vuoi che vada? A guadagnarmi il pane. Ad Abbey Lane stanno cercando della gente svelta con la pistola. Vogliono insegnare a certi ladri di bestiame che il furto è un reato. Tu ci vai? Forse a dare un'occhiata. Abbey Lane è a nord, vero? Oh. Ehi, Duca! Ma di lì si va a sud? Appunto, fratello. Se tu vai a nord... Contento tu. Quanto al fratello... Mi somigli troppo. Anche tu sei un gran figlio.